Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo video dedicato ad After Effects. Oggi vediamo come creare un titolo sfarfallante con degli abbellimenti grafici molto diffusi nel mondo della tipografia animata. Stiamo parlando dell'effetto flickering in abbinamento a della grafica astratta. Per cui iniziamo! Cari amici della community, oggi scopriamo questo effetto per dare un look più specifico ai nostri testi. Quindi ci portiamo su After Effects e dopo aver creato una composizione, con lo strumento testo andiamo a scrivere una parola. In questo caso, sfarfallio, dove utilizzo un font abbastanza spesso come l'Helvetica Neue 97 Black Oblique, che vi lascio anche insieme al progetto nella sezione della community. Gli diamo la giusta dimensione e lo allineiamo al centro. Dopodiché entriamo nel suo contenuto, selezioniamo il gruppo testo e dal menu dell'animatore seleziono l'attributo di opacità e dalla sua proprietà porto l'opacità a 0. Apro il selettore intervallo e accendo l'orologio d'inizio. Dopodiché apriamo il gruppo delle avanzate e attiviamo l'ordine casuale, che ci attiverà la rispettiva proprietà numero casuale, dove accendiamo l'orologio. A questo punto ci spostiamo con la linea temporale per quanto vogliamo duri questa animazione. Andiamo per ora a un secondo e portiamo il parametro di inizio a 100, mentre come numero casuale diamo qualcosa come 25. E se mandiamo in riproduzione avremo generato questo particolare sfarfallio del testo in maniera casuale. Fate attenzione che se trascinando lentamente la linea temporale vi accorgerete che le lettere che si rivelano lo fanno attraverso una semitrasparenza. E se vi piace così va benissimo, ma nel caso voleste azzerare completamente il passaggio da acceso a spento, allora basterà portare il valore a 0 della proprietà di uniformità, così da avere uno sfarfallio molto più deciso e meno sfumato. Poi, se vogliamo far durare di più l'animazione, ci basterà prendere i fotogrammi finali delle due proprietà animate e portarli più avanti nel tempo. Stesso modo, se le volessimo più veloce, avvicinarli a quelli di partenza. Lasciamoli a un secondo. Ora l'utilizzo di questo effetto su un testo con riempimento è solitamente alternato a una sua copia costituita solo da una traccia. Per cui selezioniamo il livello, facciamo Ctrl-D per duplicarlo e lo rinominiamo Sfarfallio Traccia. Dopodiché ci portiamo sulla palette del carattere e dalla palette del colore tramite la freccia di inversione portiamo il bianco sulla traccia mentre lasciamo trasparente il riempimento. Così se lo mettiamo in solitaria possiamo vedere solo i contorni. Adesso sarà sufficiente cambiare i valori di casualità sul fotogramma finale dell'attributo, dove al posto di 25 possiamo mettere qualcosa come 50. E se mandiamo in riproduzione avremo questa particolare animazione, dove lo spessore della traccia lo potete impostare a piacere sempre dalla palette del carattere. Ancora un altro upgrade che solitamente si usa con questi testi è sfruttare delle grafiche astratte, tipo delle mezze tinte. Quindi senza andarla a cercare come immagine PNG, la creiamo in maniera super facile e veloce aggiungendo un tinta unita con il Ctrl Y che rinominiamo grafica 1 e gli diamo un colore bianco sul quale andiamo a inserire l'effetto CC Ball Action e dalle sue proprietà diamo solo una dimensione di 35 alle palline. Ora con il livello selezionato facciamo una maschera rettangolare e creiamo una striscia. Duplichiamo il livello con il Ctrl D rinominandolo grafica 2. Dopodiché
Questa copia la spostiamo in basso sotto al testo e gli diamo anche una forma quadrata. Ora facciamo un'animazione. Sulla grafica 1 a tempo 0 apriamo la posizione e la portiamo sulla sinistra sopra il testo e accendiamo l'orologio. Poi, essendo che avrà un movimento veloce in poco tempo, ci spostiamo di giusto 6 frame e la spostiamo sul lato destro. Facciamo in modo che si riveli progressivamente, quindi gli aggiungiamo un effetto di comparsa graduale, dove all'arrivo il completamento transizione dovrà essere a zero, per cui accendiamo l'orologio. Poi andiamo a tempo zero e portiamo il parametro a 100. Diamo anche una morbidezza al 50% e attiviamo il motion blur per ottenere una sfocatura di movimento. Facciamo lo stesso con la grafica 2 quadrata, dove non andiamo a dare un'animazione, ma ci portiamo in linea con il fotogramma di arrivo della prima grafica. E ora qui sarebbe bello dargli un'animazione simile allo sfarfallio utilizzata sul testo. Per cui come fare senza dover animare manualmente l'opacità? Vi rinfresco un effetto predefinito che troviamo dentro il gruppo Text, nel gruppo Animate Out chiamato Opacity Flicker Out, che fa esattamente l'animazione che abbiamo creato manualmente e che, se utilizzata anche su un tinta unita, funzionerà egregiamente. Quindi lo prendiamo e lo portiamo sul livello grafica 2. Ricordate che l'animazione dei predefiniti parte in base a dove si trova la linea temporale, per cui trimbo l'inizio del grafica 2 per nasconderlo. E siccome è davvero interessante come sfarfallio, con una casualità davvero particolare, torno a tempo zero e lo applico anche al grafica 1 animato. Adesso, un altro trick per rendere più interessante il nostro titolo è creare delle rifrazioni animate che diano degli ingrandimenti a delle sole parti del testo. Quindi inseriamo un livello di regolazione. Lo selezioniamo e con lo strumento rettangolo creiamo una maschera in modo verticale che poi vado leggermente a ruotare e casomai allungo anche la dimensione del livello. Ora ci portiamo a tempo zero e inseriamo un effetto di trasformazione, dove portiamo il valore di scala a 300 e accendiamo l'orologio. Poi andiamo a circa mezzo secondo e riporto il valore di scala a 100. Trasciniamo la linea temporale e avremo questo bel risultato ottico. Ora lo duplichiamo con il Ctrl D e lo spostiamo sulla destra, dove gli diamo anche una larghezza leggermente maggiore. Premiamo il tasto U per vedere i fotogrammi di animazione inseriti, dove impostiamo questa volta su quello di partenza una scala 400 per differenziare la rifrazione. Vediamolo trascinando la linea temporale. E se soddisfatto, magari ritardiamo di un poco il livello, così le rifrazioni avverranno in sequenza. Ora notate come questi livelli coinvolgono anche le grafiche astratte. E siccome vogliamo influenzare solo il testo, prendiamo i livelli di regolazione e li posizioniamo tra il testo e le grafiche. Ma siete liberi di sperimentare i posizionamenti per trovare la combinazione che preferite. Bene. Vediamo cosa fare ancora. Intanto mi porto con la linea temporale a 3 secondi. Poi seleziono tutti i livelli e li precompongo, rinominando testo in entrata. Sposto gli attributi e diamo ok. Ora con il Ctrl maiuscolo più D taglio il livello. Nella copia ripristino la parte iniziale, lo taglio nuovamente sempre a 3 secondi. E vado a eliminare questa volta lo scarto. Ora lo porto sulla fine del primo livello. Tasto destro, tempo e clicco l'opzione in ordine temporale inverso. Mi assicuro che sia in linea con l'altro e se mandiamo in riproduzione avremo il testo che si rivela e poi allo stesso modo se ne va. Se lo vogliamo velocizzare ulteriormente, dalla colonna del dilata gli diamo un meno 70%, così che duri un po' meno dell'entrata. Lo riallineiamo
e avremo entrata e uscita del nostro testo che sfarfalla con le grafiche animate di sottofondo. Ora immagino che molti di voi stiano pensando che questo risultato assomigli a un disturbo glitch, e sotto alcuni punti di vista è proprio così. Ma visto che ci siamo, proviamo ad andare ancora un po' avanti. Precompongo nuovamente i livelli, che rinomino testo in e out, sulla quale applico un effetto di aberrazione cromatica, chiamato Quick Chromatic Aberration 2, che è un plugin gratuito e che vi lascio il link in descrizione per poterlo scaricare. Quindi mi porto con la linea temporale a tempo un secondo, dove avremo il testo rivelato, e accendiamo l'orologio dell'effetto della proprietà position con valore a 0. Poi vado a tempo 0 e gli diamo un valore di scostamento posizione, diciamo di circa 5 pixel. E se trasciniamo la linea temporale possiamo vedere la separazione dei canali RGB in maniera molto morbida, che si esaurisce quando il testo è perfettamente leggibile. Poi facciamo un'animazione anche in uscita, quindi ci portiamo nel momento in cui vediamo che il testo comincia a sfarfallare e inseriamo un fotogramma dell'effetto con queste coordinate. E siccome l'uscita è più veloce e vogliamo si veda la separazione RGB, ci portiamo giusto a qualche frame più avanti e diamo un valore anche qui di 5. Trasciniamo la linea temporale e direi che inizia a essere un risultato piuttosto interessante. Ora aggiungiamo un effetto bagliore, dove vado a inserire il Deep Glow, e se non lo avete potete usare più strati dell'effetto bagliore nativo di After. E gli diamo un radius a 50 e un'esposizione a 0,20. Mandiamo in riproduzione e avremo generato il nostro effetto Flicker con animazioni e grafiche aggiuntive. Queste tipologie di testo hanno davvero tantissime varianti per ottenere i risultati più disparati, ma sono voluto partire da questo molto semplice perché nei prossimi video vedremo tecniche più complesse in modo da apprendere più modi per ottenere specifiche animazioni che poi andremo a mettere insieme successivamente per andare a generare un risultato davvero spettacolare. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate e lasciate un like, perché sono i migliori stimoli per un creator nel continuare a realizzare video sempre nuovi. Se invece volete seguire il mio corso completo di After Effects, potete abbonarvi al canale a meno di un caffè a settimana e visualizzare così tutte le lezioni del corso dalla numero 1 alla 250, dove toccheremo davvero tutti i punti indispensabili per imparare questo software in maniera approfondita, con spiegazioni dettagliate e tutorial per ogni singolo effetto. Ma non è tutto, perché troverete una guida per utilizzare il plugin di Mocha AE, integrato in After Effects, per gestire tracciamenti in modo professionale. Ancora una guida allo script di Duik Basel 2 per imparare ad animare il movimento dei personaggi, e ancora un mini corso essenziale per sfruttare la potenza di Google Earth Studio in combinazione ad After Effects, oltre a tutto quello che pian piano si andrà ad aggiungere. Per terminare, una volta abbonato nella sezione Community troverete i file di progetto, asset utilizzati nei tutorial e, dove possibile, anche plugin e script gratuiti. Per cui vi ringrazio del vostro supporto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!